Salve. Continuiamo un po' il nostro piccolo percorso artistico. Vi ho fatto vedere molto succintamente e brevemente quali sono gli attrezzi del mestiere, pennelli, colori e qualche altra cosetta. Adesso sicuramente siete andati avanti, avete fatto qualche cosa di vostro, avete cominciato a preparare tele e probabilmente fatto anche qualche quadretto. E sicuramente vi siete resi conto che avete bisogno di una mano per realizzare qualche cosa che abbia un suo valore non soltanto dilettantesco, ecco, diciamo avete bisogno di una mano, non c'è niente di male, per cui siamo disponibili a fare qualche cosa. Ora, prima cosa, sempre, non cominciate prendendo la tela e disegnate a capocchia quello che vi viene in testa. Se siete dei fenomeni lo potete fare. Se siete delle persone normali, è bene che prima facciate qualche disegno preparatorio. Lo hanno fatto i grandi, lo hanno fatto tutti praticamente, per cui non c'è niente di cui vergognarsi. Anche Picasso, che sembrava che facesse disegni così a capocchia, preparava decine, se non addirittura centinaia di disegni preparatori, anche per fare al limite una cosa molto, all'apparenza molto semplice. Per cui ecco, il disegno è la base fondamentale di un qualsiasi artista grafico, quindi è indispensabile. Non trascurate questo piccolo particolare, sempre, anche se dovete fare un semplice puntino, disegnate prima il puntino. Bene, lasciamo stare queste storie, riquadriamo il nostro foglio in modo da avere degli spazi delimitati, diciamo che questa è la nostra tela. Prepariamo un paesaggio. Come detto già altre volte, io non amo particolarmente il paesaggio, non è la mia strada principale. Li faccio, a volte me li chiedono, però ecco, è un modo di dipingere abbastanza immediato, non ha bisogno di grandi preparazioni. In genere il paesaggio è immediato, si fa o da una cartolina o da una fotografia o di immaginazione, o meglio ancora averlo di fronte e realizzarlo. Naturalmente, come ogni disegno, come ogni cosa, è un'interpretazione. Non vi focalizzate sull'idea che dovete ripetere assolutamente pari pari la cartolina, la foto o l'immagine che avete di fronte. È una un presupposto sbagliato, in quanto noi non stiamo facendo una riproduzione di una foto, ma stiamo elaborando un'immagine, per cui l'importante è l'elaborazione, quello che ci colpisce, è come di un'immagine, no? Quante volte sono fatto questo esperimento di far vedere un'immagine per pochi secondi e poi far ripetere cosa è stato visto. A diverse persone è stata fatta la stessa proposta. E ciò che la gente ha visto è totalmente diverso da quello che veramente c'è di fronte. Hanno interpretato qualcosa, no? Come capita sempre, potete farla anche voi per questa prova. Guardate un'immagine, poi non la guardate più e descrivetela. Certo, non un'immagine con 100.000 cose, se no vi disperdete anche voi. Però un'immagine abbastanza, diciamo così, equilibrata, con pochi elementi. Alla fine vi accorgete di aver messo addirittura delle cose che non ci sono, oppure delle cose che ci sono ma le avete viste tonde invece erano quadrate, per cui ecco, avete interpretato una cosa. Date per scontate alcune cose, che gli alberi sono verdi, che il cielo è blu, che le montagne sono viola, eccetera eccetera. Non sempre è così. Lasciamo perdere questo piccolo excursus. Allora, avete il vostro foglio di fronte. Come si comincia? Allora, io vi consiglio intanto di dividerlo in quattro. Si può andare anche oltre questa divisione, poi vi ho fatto vedere, però adesso giusto per cominciare, per cui diviso in quattro perché così avete un centro e la metà. Ora usiamo la parte, diciamo, lunga, ok? Il rettangolo lo usiamo per la parte più lunga. Mai, o meno se non avete esigenze particolari, insomma, in genere, sempre per generalizzare, per fare una cosa non scientifica, in genere non si parte mai al centro, si fa
si divide ulteriormente e a questa altezza qui possiamo già tirare il nostro orizzonte. Ok? Per cui decidiamo se questo è il cielo, qui sarà la parte terra, terrestre o quello che vogliamo. Allora, in genere questa è la zona di interesse maggiore, o questa o questa, scegliamo la parte destra, ma insomma è un influente, può essere qualsiasi parte, o questa o questa. Quindi il nostro, diciamo, punto focale, quello che dovrebbe essere il centro dell'attenzione del quadro, diciamo che è situato in questa zona, grosso modo, ok? Quindi abbiamo detto che questo qui è il nostro orizzonte. Ora, se noi vogliamo indirizzare l'interesse qui, cosa facciamo? O ci facciamo soltanto un bel punto nero su un fondo bianco e abbiamo risolto il problema. Sicuramente andrete a vedere il punto nero e dici, ma cos'è? C'è qualcosa? E questo sarà l'unico punto di interesse e l'unica cosa che c'è, quindi. Però se noi non vogliamo fare un punto nero in un fondo bianco, però vogliamo farci un albero, se facciamo soltanto un albero è come il punto nero, dobbiamo fare una scena. Ora, prendiamo una scena di fantasia che è comunque molto realistica. Come fare? Allora, il nostro punto di orizzonte è questo qui. Qui ci facciamo il nostro albero, adesso lo schematizziamo, ok? Questo è il nostro albero. Ora, facciamoci qualche altra cosa. Facciamo che l'occhio venga portato in questa direzione. Quindi ci sono tantissime scamotaggi, ne facciamo uno, quello più classico, lo stradello, ok? Ok, quindi il nostro occhio segue queste linee e si ritrova qua su. È vuoto però, potrebbe anche essere minimalista, no? Una cosa un po' abbastanza, però diamogli un po' un divertimento grafico per noi. Delle piante, dei sassi, quello che vogliamo, okay. Qualche cosa che comunque enfatizzi un po' questa linea e ci accompagni con l'occhio, con lo sguardo verso questa parte qua su. Ora, qui è tutto molto vuoto, quindi cerchiamo di frammezzare un po' questa immagine. Anche qui tutto troppo vuoto. È vero, va bene portare l'occhio qui e escludere alcune parti che sono, diciamo, di contorno, però non è proprio graficamente il massimo. Allora facciamo, completiamo questa scenetta, qui facciamo, che so io, una collinetta in lontananza, o potrebbe essere una siepe sempre in lontananza, quindi un colpo di colore, ok? Qui ci possiamo fare altre piante più piccole se vogliamo, qui lo stesso, qui ci possiamo fare un alberino in lontananza, e che so, una casa sempre molto piccola, defilata, che non sia predominante, e qui se vogliamo ancora qualche cosa che ci dia un senso di scenetta. Qui ci lasciamo un tocco di colore per dopo, in modo che ci sia un accompagnamento, l'occhio deve entrare, controllare, diciamo, e uscire e andare a cercare qualche altra cosa. Se vogliamo invece intrattenere l'occhio, la persona, l'osservatore, il nostro futuro cliente su questo albero, allora facciamo in modo che la strada sia un poco più dritta, non abbia, diciamo, un'uscita, perché l'occhio segue la strada e poi esce, segue la strada, però prima di uscire si è trovato questo, diciamo, intoppo, per cui si ferma, si sofferma, controlla, guarda, se gradisce va a cercare particolari, cose che lo possono interessare, e poi eventualmente esce. Quindi interrompiamo questa strada che porterebbe l'occhio fuori, la lasciamo, anche perché ha bisogno di, diciamo, di uno sfogo come un fiume, però gli diamo il tempo di dare un controllo, uno sguardo, un'occhiata a tutto il resto. Naturalmente abbiamo suddiviso questo spazio in due o tre parti, in modo che ci siano dei vari piani di colore, e ci divertiamo, se no diventa una cosa piatta, eccetera. Ora, se vogliamo dare una
una prima mano, diciamo, al tutto, in modo che possiamo già vedere come organizzare il tutto. Possiamo prendere, che so, matite colorate, pastelli o quello che ci può interessare, che so, matite, se vogliamo fare a matita, ma queste sono matite acquarellabili. È un disegno che si fa giusto per avere qualche massa colorata. Adesso non sto a cancellare nemmeno una cosa, non vi ho detto, è abbastanza importante, una delle cose più importanti in pittura è la provenienza della luce. Facciamo che adesso, in questo caso, senza stare troppo a preoccuparci, visto che sono le prime prove, diciamo che abbiamo una luce che viene da lontano, da dietro le piante, per cui queste parti qui saranno in ombra. Vediamo un po' una parte un po' più scura, ma facciamo così, così facciamo prima, ecco, facciamo in questa parte qui sia la parte un po' più scura, ok? E quindi non vi state a preoccupare adesso queste cose, facciamo soltanto giusto per riempire un po'. Ora io il cielo non l'ho fatto subito, perché in genere si fa prima il cielo, perché sennò poi quando ci passate sopra si impasta tutto, ma insomma adesso è soltanto per farvi vedere qualche cosa. Questi sono pastelli ad olio, eh? Vanno bene per fare velocemente bozzetti, cioè, è uno strumento eccezionale, eh? Ha bisogno di un po' di pratica, ma insomma, ecco, non è certo un problema. Questi colori me l'hanno regalati non troppo tempo fa. Sono ancora da riappuntare, da riaffilare un po'. Naturalmente potete usare i colori che volete, non è detto che debbano essere per forza questi, perché anche io poi, adesso che rimettiamo tutto su tavoletta, probabilmente cambieremo anche tonalità. Adesso vediamo un po', tanto i quadri sono sempre in divenire, quindi abbiamo mille modi per far correre la fantasia. Una cosa che molti mi chiedono: come si fa a sfumare il pastello? Se lo trovo, dove l'ho infilato, vi faccio vedere un sistema abbastanza divertente. Ecco qua, è una semplicissima bacchetta, un pezzo di canna di bambù, ma potete usare qualsiasi cosa. Facciamoci un po' di punta.
con questo potete usarla a mo' di, non so se si vede ora, vediamo un po' se si può usare come una matita, è un semplice attrezzo per graffiare, però fa un effetto grafico abbastanza simpatico, si può tratteggiare, per cui si può togliere il colore in eccesso. E anche questo qui è uno strumento che può essere utilizzato per dare qualche cosa di diverso al nostro lavoro. Cercate di non passare troppo con la mano sopra il vostro disegno, perché sennò impastate ogni cosa. Come si vede si riesce quasi a disegnare, no? Beh, l'albero pieno, eh? Vabbè, ora con quel sistema che vi avevo detto si prende e ci possiamo fare qualche alleggerimento di colore. Il primo piano sono più scure, man mano che ci si allontana diventano sempre più simili al colore del cielo. Ora, come detto prima, il cielo non l'ho fatto perché sennò quando passando sopra si impasta, quindi l'ho tralasciato volutamente. In genere si fa prima il cielo e poi dopo casomai andiamo sopra con il resto. Colori abbastanza forti, un po' alla Fauve, no? Un po' alla espressionista. Noi possiamo naturalmente, facendo poi il dipinto, scegliere la tonalità che più ci piace, se fare un po' più, diciamo, autunnale, oppure estivo, oppure proprio completamente di nostra fantasia. Comunque, ecco, per le prime prove vi conviene seguire una cosa, diciamo, normale, ecco, non andate a cercare cose particolari, se no rischiate di perdervi e non trovare poi il modo di uscire da questo impasse, perché insomma vi create dei piccoli problemi, quindi è bene non esagerare con la fantasia.
Scatolina un po' scomoda, eh. I colori sono abbastanza pastosi, però non c'è spazio tra un colore e un altro per prendere. Naturalmente questi si possono sfumare anche con le dita. Se cambiate colore, ricordatevi che ci avete il dito sporco, per cui non andate a impastare ogni cosa. Quindi lo cambiate dito, ve lo pulite e poi ci avete sempre il vostro strumentino che potete utilizzare. Ok, basta così. Ok, questo vi è più che sufficiente per farvi un'idea di quello che poi vorreste realizzare. Per cui in questo piccolo disegno ci sono tutti gli elementi per riuscire a comporre un'immagine abbastanza piacevole, o perlomeno con tutti i canoni della composizione. Soggetto principale, una strada o un qualche cosa che porti l'occhio verso questo punto, per cui abbiamo suddiviso lo spazio in una certa maniera, avete visto come, e poi degli elementi che contribuiscono a dare, diciamo così, questa spinta verso la parte che ci interessa. E qui abbiamo messo una cosa piccola, non predominante, per bilanciare un po' questa zona, altrimenti risulterebbe un po' vuota e mancherebbe un po' di fascino
rende il tutto abbastanza accattivante.